una spesa al volissimo proprio. Volevo farvi vedere anche questa tuta, che è una tuta, diciamo di quelle mezza rossa, mezza blu, mezza nera, della Casa di Carta. L'ho presa al Globo, è fantastica. Però è da uomo questa, cioè io allora mi sono piaciute di più quelle da uomo che quelle da donna, effettivamente sono più fighe queste da uomo. Vabbè, comunque vi faccio vedere al volo la spesetta che ho fatto, perché poi ridevo uscire perché ho lasciato Aurora a fare la lezione di canto, poi deve andare a fare la lezione, tra virgolette, dei ministranti per la comunione, che lei quest'anno c'è la comunione, e nel frattempo io sono andata a fare la spesa, sono ritornata e dopo riesco. Quindi niente, adesso vi faccio vedere al volo. Allora, una busta alla volta, perché se no non ci si esce, a random proprio. Allora, banane, panna Chef, ho provato tantissimi tipi di panne per la pasta, ma questa è la migliore in assoluto, anche se costa un pochino. Mozzarella Santa Lucia che ha voluto mio figlio, perché mi ha detto: mamma, non mi compri mai le mozzarelle, tutte le volte le ho comprate, praticamente lui non l'ha mai mangiate, sono andate a male, e stavolta l'ho presa una però, perché se no non si va avanti. Poi latte, questo qui è il latte per me, il granarolo senza lattosio e con il 30% di zuccheri in meno nel latte, ed effettivamente è così perché ha solo 3,4 grammi per 100 ml, quindi va benissimo. Ne ho prese 3 di queste per me e poi ho preso 3 di quelle per loro, che però mi sa che stanno nell'altra busta. Vabbè, un pezzo di pizza bianca per i figli. Ho preso il pane perché non lo rifarò questa volta, perché devo preparare l'impasto per la pizza e finché non mi compro il secondo boccale del Bimby sono praticamente senza boccale, ci perdo troppo tempo. Per quel pane lì ci vuole un po' e quindi niente, mi tocca. L'ho comprato stavolta, però posso mangiare qualunque tipologia di pane, non è che necessariamente devo mangiare quello che faccio io integrale con i semi. Poi mozzarella Santa Lucia, perché se vogliamo fare la pizza almeno ce l'ho, e se non la facciamo oggi, cioè nel senso, se non la facciamo stasera, la pizza comunque la congelo e la tengo da parte per la prossima settimana. Volevo vedere la scadenza. Ok, 4 di novembre. Sì, la posso tenere. Poi due confezioni di biscotti, questi qui gocciolotti della Balocco, simil gocciole, che loro mangiano solo quelle. Poi ho voluto prendere questi, che sono della Galbusera, i più integrale, ricchi di fibre. Ho voluto prendere questi e non quelli che prendo di solito nella busta della misura, perché sono porzionati e quindi mi riesce più semplice, anche più intuitivo, più che semplice, più intuitivo per fare colazione, altrimenti mi scofano una marea di biscotti. Poi fette biscottate integrali della Mulino Bianco, che ci sono piaciute tanto. Due confezioni di pinguini, queste da 4, perché intanto una ci basta per fine settimana e basta. Crocchette per la bestiolina piccola che mi ha pisciato sulla coperta che avevo sul divano e l'avrei ammazzato. Fortunatamente non ha colpito il divano, ma ha colpito solo la coperta, perché secondo me non l'ha fatta da sopra il divano, l'ha fatta da per terra, perché la coperta era mezza in terra e un pezzettino sul divano, e secondo me lui l'ha fatta da per terra. Però me l'ha bagnata, adesso l'ho messo in punizione fuori dal balcone. Tanto tra 5 minuti devo far rientrare. Non deve pensare che sto così cattiva con i miei cani, anzi. Due confezioni di caffè Borbone, questo qui per la macchinetta del caffè di Lavazza Amato mio. Non ho preso la confezione, quella che prendo di solito, non ho preso la confezione che prendo di solito, quella di cartone, diciamo, che prendo di solito all'Euronics, perché non mandava ad arrivare al paese a fianco, e quindi ho preso queste per precauzione. E poi mio figlio, ovviamente siamo ad agosto, ha
ha voluto i gelati. Si è preso questo qui che è il Magnum classico e i cornetti. Me l'ha praticamente ficcati dentro il carrello, io neanche me ne ero accorta. Quindi, prima busta andata, sistemo e vi faccio vedere la seconda. Seconda busta abbiamo due confezioni di farina per la pizza. Io questa qui non l'avevo mai presa. Se qualcuno l'ha presa mi fa sapere com'è. Oddio, perde pure un po' di farina. La farina per i professionisti, Caputo. L'avevo già sentita ma non l'ho mai provata, quindi fatemi sapere com'è. Le ho prese due confezioni di questa. Poi ho preso tonno, Rio Mare perché solamente questo ci piace. Poi una confezione di farina 00 per fare i dolci, la maggior parte la uso per quello. Poi ho preso pellicola, alluminio e carta forno, ho fatto la scorta. Poi due detergenti intimi. E poi ho preso dei detersivi. Allora, ho avuto difficoltà a capire quale dovevo prendere perché non c'era tantissima scelta, però va bene così. Allora, ho preso questo, il Dixan per i colorati. E speriamo che sia buono. Non l'ho neanche annusato, ragazzi, cioè io proprio sono andata a vuoto. Ma c'è mezzo però, ma non è pienissimo. Ma perché? Mi sembrava un po'. Vabbè, comunque no, è buono. L'odore è delicato, ripulito. Poi ho preso invece questo per i bianchi. Questo l'avevo già preso, me lo ricordo. Infatti mi era piaciuto. Questo mi piace un po' di meno di odore. C'ha proprio di sapone questo. C'ha proprio di sapone, sì. Ah, ecco perché c'è il bicarbonato, ecco perché sa proprio di sapone. Che c'è il bicarbonato, infatti non è che mi faccia impazzire, è meglio questo qua di odore. E poi ho voluto prendere il Lenor, questo qui Panarea, che non so neanche che odore sia Panarea. Mi piace. Non mi piace. Vabbè, mi tocca tenerlo, che faccio? Non uso. Spero che una volta lavati i panni estesi e lasciati asciugare all'aria perda, perché veramente non si può sentire pessimo proprio questo, mamma mia. Vabbè, niente. Devo andare a prendere. Vabbè, una volta che ho finito questo, mi toccherà andare alla coppa a prenderlo, l'ammorbidente. Che palle, però. Vabbè, che scatole però. Vabbè, via. Metto a posto anche questo e vi faccio vedere. Passiamo alla terza busta, va, che è meglio. Anche questo Granarolo più giorni e l'ho prese tre. Poi ho trovato il restante latte di quello di prima, altre due e arriviamo a tre. Poi ho preso kiwi e poi ho preso la carne. Ho preso 4 bistecchi di maiale. Se non faccio in tempo, allora
Non è che sono matta. Allora, se stasera non riusciamo a fare la pizza, perché ho da fare effettivamente stamattina, quindi non so se ci rientro coi tempi, per darmi, diciamo, una alternativa, se non riuscissi a fare la pizza, per darmi un'alternativa ho preso le bistecche di maiale. Poi ho preso 4 hamburger rossi, 4 hamburger bianchi, ovviamente i bianchi per me e mio marito e i rossi per loro. E poi ho preso e il macinato. Quindi questo è quanto. Metto a posto la spesa e poi vedo che devo fare. Dovrei andare a fare i letti, ma non c'ho voglia, quindi li tirerò su così e basta. Allora, eccoci arrivati al pranzo. Allora, per me c'è il pesce, questo è orata, sono filetti di orata, sento l'odore fino di qua. Poi sto cuocendo le zucchine e poi qua ho messo l'acqua per cuocere il riso e i miei figli invece avranno la pasta in bianco lì e poi... Aspettate. E poi qua hanno i burgeroni, questi qui sono praticamente i teneroni, solamente che sono fatti di petto di pollo. Sono fatti di petto di pollo e non di prosciutto cotto. E quindi hanno il sapore proprio del petto di pollo. E niente, nel frattempo Aurora sta finendo i suoi compiti. Eccola qua che è andata a fare le sue cose Musica, stamattina. sono andata alla prova quella del ministrante. Ok, sta facendo i compiti di matematica. Alessandro è di là che gioca e io cucino. Questo è il mio pranzetto. Buon appetito a me. Allora, non fate caso ai capelli perché sono l'ho praticamente sciolti, ma c'avevo la coda fino a un secondo fa e mi sono messa un po' nel letto. Abbiamo visto il quarto film di Harry Potter e mi sono messa nel letto adesso perché mi volevo riposare un attimino, perché sì. Mi sono messa un po' nel letto, adesso sdraiata e i bimbi sono di là che giocano. Ho dovuto risolvere un problema con il cellulare di Aurora che non so perché non gli funzionava più Google Play, secondo il Play Store. Secondo me l'account che le avevo messo, che era quello della scuola, ha bloccato tutto. Infatti io ho dovuto fare un altro account e adesso funziona fortunatamente. Però mi arriva praticamente una notifica ogni volta che lei scarica un qualcosa, io devo approvare o non approvare in base anche al numerino dell'età che c'è scritto, eccetera, eccetera. Quindi questo ottimo. Anche perché oggi parlavo con una mia amica che ha un figlio di 12 anni e vi assicuro non ci voglio arrivare. Cioè, a me la fase preadolescente d'Aurora già mi passa e mi avanza così, quindi spero vivamente che la situazione migliori invece di peggiorare. Oddio, mi posso io così i capelli? Fammi così, almeno se vedono di meno.
Potete anche vedere che il trucco, eccetera, eccetera, anche quello non è dei migliori perché comunque mi sono riposata. Detto ciò, sono con cane 1, Lucky, cane 1 e cane 2, Spank, che si stanno tutti e due, spè, piu, 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 niente. Si stanno tutti e due spiluccando non so che cosa. Ovviamente questo si chiama collo, non si chiama Lucky, si chiama collo perché sta sempre qua vicino a me. Sta sempre qua vicino a me. Lui invece, quest'altro si mette lì e aspetta il suo padrone che è fuori, vero? Cioè, frega proprio niente. Aspetta il suo padrone che è fuori e quindi bisogna che lo aspettiamo, guardinghi. Madonna, Madonnina, che bel cane. Le coccolette. Voglio le coccole, mamma. Voglio le coccole, mamma. Lui è il mio preferito. Si vede? È il mio preferito, Lucky. Anche perché l'ho scelto io. Lui l'ho scelto proprio personalmente io. Lui invece ce lo siamo trovato, abbiamo fatto un'opera di bene. E anche lui alla fine ha fatto un'opera di bene, però diciamo che l'ho scelto in una cucciolata. Lui invece ci è proprio capitato, ecco, diciamo così. Va bene, e adesso... Madonna, tu siete belli, 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 belli. Lucky. Guarda qua. Grazie. Grazie dei bacini. Grazie dei bacini. Grazie. Bacini sul collo. Fai il solletico. Laghi, fai il solletico. Ok, basta. Gioco un po' con loro. Alla fine la scena è questa. E questa. Perché non avevo voglia di fare niente e alla TV c'è Ballando con le stelle e con questo vi auguro buonanotte a tutti perché sono stanchissima e non vi faccio neanche vedere lo stato pietoso in cui si trova la mia faccia. Quindi buonanotte, bacio, ciao.